Allora, quello che vedete nelle riprese è l'ufficio di Borgo San Giovanni, che tra l'altro ancora mesi fa era stato anche rapinato. Poi sappiamo che il colpevole è stato assicurato alla giustizia, però non si è più saputo nulla di come è andata a finire. Al momento così, un'informazione che ci manca. Detto questo, non è assolutamente per fare i soliti critici, perché sapete bene che almeno personalmente abbiamo sempre un occhio di riguardo nel cercare di comprendere anche le situazioni. In questo momento ci riferiamo ai disagi che ci sono negli uffici postali. Ci sono tantissimi casi di influenza e non solo di influenza. Vorrei ricordare che anche la Presidente del Consiglio, la Giorgia Meloni, ha già rimandato 2 volte la conferenza stampa di fine anno perché è presa dall'influenza. E la stessa cosa succede anche negli vari uffici, anche il pronto soccorso, all'ospedale, eccetera. Ci sono tante persone ammalate. E in questi giorni, in particolare, l'ufficio postale di Borgo San Giovanni, oltre ad avere meno personale perché qualcuno era in malattia, e qualche altro è stato spostato, c'è un termine tecnico, adesso non lo ricordo, in altri uffici dove probabilmente c'era bisogno, anzi sicuramente c'era bisogno, e quindi in particolare l'ufficio postale di Borgo San Giovanni è rimasta un solo addetto. E che quindi le code sono aumentate di molto, perché ci dicevano che c'era anche un'ora, quasi 2 ore di attesa per ogni utente, e ovviamente questo crea malumore, disagio, il pubblico si incattivisce e le conseguenze non sono solo per l'utenza, ma sono anche per gli operatori, in questo caso l'operatore di Borgo San Giovanni, solo o sola, se non sappiamo se era una signora o un uomo, e comunque operare in quel modo diventa anche, diciamo, antisalutare, perché uno se tanto sotto stress poi ne riporta le conseguenze. Allora ci permettiamo col cappello in mano, perché ovviamente non possiamo sapere la logistica dei vari uffici, ci mancherebbe altro, però forse a quel punto forse era il caso di tenerlo chiuso completamente, mettere un cartello chiuso per malattia, rivolgersi agli uffici di Borgo San Giovanni di Chioggia oppure quello di Sottomarina, perché piuttosto che lasciare una persona in quelle condizioni e dare comunque disagio all'utenza, forse ci permettiamo sempre col cappello in mano di fare questa sommessa critica. Detto questo, vogliamo ricordare grazie agli uffici postali che fanno un gran lavoro, agli operatori postali che vogliamo ricordare che se non ci fossero gli uffici postali, tanti anziani dovrebbero rivolgersi alle banche, perché in realtà il servizio postale si può andare anche in banca, ma in banca sappiamo che costa molto di più, gli orari sono diversi, e quindi grazie agli uffici postali cerchiamo tutti di avere un po' di pazienza in questo periodo, perché veramente c'è tanta tanta gente a casa con l'influenza o con il Covid. Personalmente consiglio sempre di fare i vaccini, non date retta ai Novax. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.